Il Signore ti dia pace. Oggi ci troviamo di fronte a un passaggio del Vangelo di Giovanni che ci invita a riflettere profondamente sulla nostra fede e sul nostro rapporto con Gesù Cristo. Nel brano di questa 19ª domenica del tempo ordinario, Gesù si presenta come il pane della vita, un'immagine potente e ricca di significato. Iniziamo con la reazione dei giudei che mormorano tra di loro perché non riescono a comprendere come Gesù possa affermare di essere il pane disceso dal cielo. Questa mormorazione ci ricorda quanto spesso siamo incapaci di riconoscere la presenza di Dio nelle nostre vite a causa dei nostri pregiudizi e delle nostre aspettative limitate. Quante volte anche noi ci lasciamo prendere dai dubbi e dalle incertezze, incapaci di vedere oltre le apparenze. Gesù risponde alle mormorazioni dicendo che nessuno può venire a Lui se non è attirato dal Padre. Questo ci insegna che la fede è un dono di Dio, un invito alla comunione con Lui. Non possiamo raggiungere Gesù solo con le nostre forze. Abbiamo bisogno dell'azione del Padre che ci attira verso di Lui. Questo ci invita a essere aperti e disponibili, pronti ad accogliere questo dono con cuore umile e riconoscente. Gesù promette la vita eterna a chi crede in Lui. Questa promessa è fonte di speranza e consolazione per tutti noi. Ci ricorda che la nostra esistenza terrena è solo una parte del cammino verso una vita piena e eterna in comunione con Dio. In un mondo spesso segnato da sofferenza e incertezza, questa promessa ci offre una prospettiva di speranza e di fiducia. Infine, Gesù si definisce il pane vivo disceso dal cielo e afferma che chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Questo pane è la sua carne offerta per la vita del mondo. Qui Gesù prefigura il dono dell'Eucaristia, un sacramento che ci nutre spiritualmente e ci unisce a Lui in modo profondo e intimo. Partecipare all'Eucaristia significa accogliere Gesù nella nostra vita, lasciarci trasformare dal suo amore e diventare a nostra volta pane spezzato per gli altri. Come possiamo applicare questa parola nella nostra vita quotidiana? Innanzitutto, questo brano ci invita a riconoscere la presenza di Dio. Impariamo a vedere oltre le apparenze e a riconoscere la presenza di Dio nelle piccole cose della nostra vita quotidiana. Accogliere il dono della fede. Apriamoci all'azione del Padre che ci attira verso Gesù, coltivando una relazione personale e autentica con Lui. Vivere con speranza. Manteniamo viva la speranza nella promessa della vita eterna, affrontando le difficoltà con fiducia e serenità. Partecipare all'Eucaristia. Valorizziamo il sacramento dell'Eucaristia come fonte di aumento spirituale in comunione con Cristo e nella comunità dei credenti. Ed ora preghiamo insieme. Signore Gesù, Tu sei il pane vivo disceso dal cielo. Aiutaci a riconoscere la Tua presenza nelle nostre vite quotidiane e a nutrirci del Tuo amore. Apri i nostri cuori per accogliere il dono della fede e guidaci verso la vita eterna che ci hai promesso. Fa che partecipiamo all'Eucaristia con gratitudine, unendoci a Te e alla comunità dei credenti. Amen. Che il Signore ci aiuti a vivere queste parole con cuore aperto e disponibile, riconoscendo in Gesù il vero pane della vita che ci sostiene e ci guida verso la pienezza della vita eterna. Buona e santa domenica, e il Signore ti benedica.